apriamo le nostre mani, si possano aprire anche i nostri cuori. Diciamo come Maria: eccomi, Signore, sia fatta di me secondo la tua parola. Eccomi, Signore, ti apro il mio cuore. Tu, Gesù, chiedi la fede da me. Tu vuoi che io creda fermamente. Risveglia la fede e la fiducia dentro di me affinché io creda che Dio mi perdona, che Dio mi ama, a che io possa credere che a Dio nulla è impossibile. Signore, risveglia la fede dentro di me affinché io non sia angosciato, affinché la fede sia più forte della paura. Fa che io possa abbandonare il mio futuro alle tue mani. Gesù, io credo. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Signore, tu desideri guarire il mio cuore. Tu hai detto che tutto esce dal cuore, il male e il bene. Signore, dona l'amore al mio cuore. Donami l'amore per la persona che non mi piace. Donami l'amore per la persona che non sopporto, per la persona pesante per me. Donami l'amore per la persona che crea dentro di me la gelosia, l'invidia, per la persona che mi ha ferito. Donami l'amore, Signore. Donami l'amore affinché io possa perdonare, affinché io possa liberarmi. Donami l'amore affinché la pace ritorni nel mio cuore. Signore, donami la grazia di poter chiedere perdono se io ho ferito qualcuno. Signore, donami l'amore. Grazie Gesù, grazie Gesù.
Gesù, offro il mio cuore, forse il mio cuore è in prigionia delle cose. Non ho bisogno di tutte queste cose per la mia vita, ma forse sono schiavo delle cose e voglio sempre di più. E così ce n'è sempre di più, le cose inutili che non servono. O Signore, libera il mio cuore affinché io possa dare tutto quello che in più agli altri per essere più libero, per avere una vita più semplice, per avere di meno per me. O Gesù, ti prego per tutte le persone che sono schiave della TV, danno troppo tempo alla TV, al cellulare, non hanno il tempo per la famiglia, per la preghiera. Ti preghiamo, Signore, per le persone schiave di droga, alcol, pornografia, giochi d'azzardo, Signore, liberaci. Ti preghiamo, Signore, per tutte le persone che sono schiave dell'odio, liberaci, Gesù. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che sono sotto l'influsso del male, liberaci, Gesù. Liberaci, Signore Gesù. Gesù, tu ci inviti di accettare la nostra croce. Quando accettiamo la croce, conquistiamo la pace. Donami la grazia, Signore, di poter accettare me stesso così come sono. Donami la grazia di poter accettare il mio passato, di poter accettare il mio handicap, le mancanze, la perdita di una cara persona. Donami la grazia di poter accettare tutto ciò così com'è. Donami la grazia di poter accettare la persona con la quale vivo così com'è. Gesù, ti ringrazio per tutto. Grazie per il tuo amore. Risveglia dentro di me l'amore, Signore, affinché io possa amarti con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Grazie, Signore, per tanti doni che tu mi doni ogni momento. Grazie per l'aria che respiro. Grazie per i fiori, uccelli, sole, pioggia. Grazie, Signore, per i membri della mia famiglia. Grazie per tutti gli uomini. Grazie per i momenti difficili della vita. Grazie per le prove. Grazie per gli ostacoli. Ti ringrazio, Signore, per tutto.
stagliamo tue ruche, stagliamo. Nelle tue mani mettiamo tutti gli ammalati nell'anima e nel corpo. Tu, Signore, benedicili, dona loro la tua pace. Per mezzo della tua volontà, dona loro la salute dell'anima e del corpo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Il Signore sia con voi. Benedicat vos omnipotens Deus, Filius et Spiritus Sanctus.